Se hai un'attività o un'azienda e hai deciso di iniziare a comunicare in video, quali sono i sette elementi che devi tenere in considerazione per poter elaborare quella che è una strategia in video che funzioni? Lo vediamo insieme in questo video. Smartphone Video Marketing. Io sono Manabi e oggi quello che stiamo per vedere è un video molto particolare. Ci troviamo qui ad Arezzo insieme a Giacomo Catalano Editore. Affrontiamo oggi un argomento, come dicevamo prima, molto particolare e sicuramente decisamente attuale. Lo affrontiamo con Giacomo perché dovete sapere che Giacomo ha iniziato tantissimi anni fa con la sua attività imprenditoriale, ma da 4 anni è diventato un killer spietato in termini di talk sul canale YouTube, su diversi canali YouTube, perché ad oggi la Giacomo Catalano Editore è titolare del scienzemotorie.com. Con il talk show che è arrivato a quante puntate in questo momento? 150. 150 puntate in 4 anni, una roba incredibile. Andatevelo a vedere perché sono veramente dei talk decisamente interessanti con dei personaggi da un punto di vista delle scienze motorie E non fuori solo. e non Non solo. solo. E poi abbiamo successo.com, Successo.com. che siamo arrivati a quante puntate? Sono una decina, 15 puntate, ricordo, Ok, e anche lì un altro stuolo di personaggi decisamente molto interessanti. elevato, sì, molto molto elevato. Poi perché abbiamo anche Business Talk e anche lì stiamo registrando talk show per parlare e condividere informazioni di alto valore. Sfruttiamo l'esperienza di Giacomo oggi per andare a toccare quelli che sono un po' dei punti di attenzione per poter iniziare con quella che è la propria programmazione in video per essere presenti oggi sulla rete e non solo, perché Giacomo possiamo tranquillamente dire che oggi se non sei presente in video è un po' come se non esistessi. Sì, il video è uno strumento fondamentale, perlomeno di grande valore. Può essere utilizzato per comunicare con potenziali clienti o persone con le quali costruire network, fare network. Quindi è uno strumento di alto valore. È una riflessione particolarmente interessante quella che facevo dei video nella differenza tra quella che è la nostra generazione e quella che è per esempio la generazione di mia figlia che ha 5 anni, che quindi è una nativa digitale. Oggi per lei, da un certo punto di vista, per come si approccia allo strumento tecnologico, effettivamente per lei chi non è in video non esiste in qualche modo. Assolutamente, la generazione dei millennials e da lì in poi sono abituati a conoscere le persone attraverso i video. Poi è necessario conoscere quali sono appunto le prerogative dei video e i linguaggi di comunicazione per utilizzarli al meglio. A volte sono utilizzati in maniera controproducente o estremamente dispendiosa. È fondamentale avere una preparazione molto accurata prima di iniziare qualsiasi progetto. Bene, allora buttiamoci Giacomo in quelli che sono i 7 punti che abbiamo preparato per chi sta guardando questo video in questo momento e andiamo col primo che discutevamo proprio insieme, che è proprio il concetto del progetto editoriale. Sì, qui siamo una casa editrice non a caso, perché il progetto editoriale è la matrice di tutto un business che crescerà. Ed è fondamentale, questo è il mio suggerimento personale, poi magari altri hanno altri approcci, scriverlo carta e penna. Focalizzarsi su quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso l'utilizzo del video e determinare quali sono le caratteristiche del progetto che stiamo iniziando. Fare proprio uno statement di quello che è il progetto sul quale si sta investendo, perché a tutti gli effetti bisogna considerare qual è l'investimento di tempo, di strumentazione, di denaro che viene fatto quando si inizia un progetto di questo tipo. Quindi progetto editoriale. Inizio di tutto. Come hai buttato giù il progetto editoriale nel momento in cui hai deciso di partire col talk Scienze Motorie? Dunque, le scienze motorie e tutto l'ambito della medicina, della salute, della performance, gravitano attorno a degli elementi tecnici. Quindi, i professionisti,
sono sempre in secondo piano. Prima si antepone il contenuto tecnico. Il talk show di Scienze Motorie invece fa parlare il professionista, che per quanto mi riguarda è molto più interessante, perché l'informazione tecnica la trovi, la condividi attraverso un libro, attraverso anche un video tecnico, ma per conoscere il professionista che ha avuto un'intuizione, che è arrivato a quel punto nella ricerca scientifica, hai bisogno di ascoltare la sua voce, hai bisogno di conoscere la persona. Quindi il talk show di Scienze Motorie aveva come obiettivo, e ha tutt'oggi come obiettivo, quello di conoscere la persona dietro il professionista. E da lì poi, una volta scoperto, infatti la prima domanda è: come è iniziato il tuo percorso? Conosciamo la persona e poi arriviamo al contenuto tecnico. Molto molto interessante. Quindi la tecnica prima di tutto in quello che è il settore che hai calcato nel corso di questi anni, che stai calcando con risultati incredibili, perché mi raccontavi che all'inizio era un po' impegnativo andare a trovare gli ospiti da portare al talk. Oggi invece, dopo 4 anni di programmazione, è invece una cosa totalmente differente. Assolutamente. Questa è un'altra forma, ad esempio, di investimento, lo scouting iniziale, quindi andare a cercare persone, ed è stato da sempre un grande investimento quello che abbiamo fatto. Non è mai stato casuale o un secondario. Avevamo proprio un budget a disposizione, persone che si occupavano e tutt'oggi si occupano di quello. La differenza è che all'inizio dovevi far capire di cosa stai parlando con tutto l'impegno necessario, magari con una presentazione antecedente. Certo. Oggi, quando vengono chiamati per essere ospiti, hanno il grande piacere di venire qua. E la nostra caratteristica è che non facciamo talk magari registrati in sedi differenti, ma ci troviamo, parliamo e facciamo network. Questo ci ha permesso poi di costruire dei legami professionali che negli anni hanno avuto risvolti incredibili, tra i quali ovviamente pubblicazioni di libri, meeting, summit e conferenze di altissimo valore e di altissimo livello. È molto interessante, decisamente importante quello che dici, perché mi dà la possibilità di sottolineare un aspetto che è decisamente importante, ovvero quello che è il concetto legato alle famose vanity metrics. Nel senso che se oggi voi andate a vedere diciamo i numeri dei canali di Giacomo Catalani Editore, specie sul canale YouTube, non sono dei numeri astronomici in termini di visualizzazioni, in termini di like, in termini di commenti. E per cui che cosa succede? Che se siamo accecati da quello che è il concetto delle vanity metrics, saremmo portati in maniera quasi naturale a dire che non sono canali di grande successo. Il punto qual è? Che la cosa che ci interessa di più non è tanto quanto sono grandi i numeri, ma chi c'è dietro quei numeri. Quindi effettivamente chi sono i nostri spettatori ed effettivamente questo cosa porta al nostro business. Assolutamente, questo è stato un elemento prioritario nell'analisi, ovvero molti seguono dei trend, ad esempio quello faccio un video a 2 minuti perché è così che le persone lo devono guardare. In maniera totalmente anticonformista, che è stato poi il titolo di uno dei nostri summit, i nostri talk durano mezz'ora, 40 minuti, un'ora o anche di più. Perché se sei realmente interessato, in realtà quel talk è un filtro per vedere quante persone sono realmente interessate. Per approcciare uno dei nostri talk significa che devi porre attenzione, tu stai investendo del tempo, stai investendo dell'attenzione. Internet ancora oggi funziona per la maggior parte a livello di intrattenimento, e per questo che ci sono canali di ragazzi, di gamer, di ragazzi che hanno grandissimi numeri, milioni di persone che li seguono. Poi viene utilizzato per la pornografia, ovviamente ha dei numeri elevatissimi, e in piccola parte viene utilizzato anche per il business. Poi ci sono anche altre nicchie che sono la crescita personale, la formazione, la letteratura, sono tante cose. Però per quanto riguarda il business, che è ciò che interessa a noi, ovvero collaborazioni, networking, che poi si collega alla parte di crescita personale, è fondamentale selezionare i propri ascoltatori. A me non interessa avere 1 milione di follower per poi avere 1000 clienti. Preferisco avere 10.000 follower e 1000 clienti, perché hanno un costo. Certo. Perché hanno un costo di dedizione, di attenzione. Negli anni abbiamo visto crescere moltissimo l'organico interno all'azienda, e anche quello è un costo. Quindi la progettualità iniziale, ovvero i talk hanno una durata molto lunga, hanno una precisa focalizzazione sul selezionare gli ascoltatori. Andiamo invece a vedere quello che è un secondo punto decisamente importante, ne discutevamo prima, che è proprio il fatto che non sei un attore.
non sei un attore. Questo è fondamentale, perché la maggior parte di coloro che approcciano al video cercano di immedesimarsi, ed è questa una caratteristica piuttosto naturale in ambito di comunicazione. A volte è richiesta per migliorare il proprio livello di comunicazione. E la videocamera è impietosa in questo. Se tu stai scimmiottando qualcun altro, se non sei autentico, uno davanti alla videocamera, due attraverso i social, prima o poi questo emergerà. E il prodotto non sarà di qualità. Quella è una cosa che fanno gli attori di Hollywood, quella è una cosa che possono fare i presentatori televisivi, che hanno una formazione di quel tipo lì. Oltretutto lo fanno in un momento ben preciso e non mettono la loro vita in chiaro. Certo. Con i social invece tu sei esposto continuamente, quindi devi conoscere qual è il decorso dal momento in cui ti presenti, ti esponi con delle informazioni oppure non ti esponi con delle informazioni. Certo. Da un punto di vista editoriale, io questo te ne parlo sia in prima persona, perché io in prima persona mi espongo, sia dal punto di vista dei autori con i quali lavoro o dei professionisti, perché nel momento in cui un professionista accede all'interno della nostra casa editrice e pubblica un libro e quindi assume tutto un nuovo livello di visibilità, quel livello di visibilità deve essere calibrato, diversamente ne uscirà un personaggio qualitativamente non corrispondente a ciò che vogliamo trasferire. Quindi non sei un attore, hai delle caratteristiche che ti contraddistinguono, hai il tuo carisma, hai la tua personalità ed è su quella su cui devi puntare. E c'è anche un aspetto tecnico che possiamo aggiungere. L'aspetto tecnico è proprio il fatto che nel momento in cui tu cerchi di manifestarti in maniera differente di fronte alla telecamera, di fronte al tuo smartphone, in realtà vai a inficiare proprio il processo comunicativo e in qualche modo il tuo pubblico se ne accorgerà. Proprio perché noi stiamo facendo video a favore della nostra attività, per cui in qualche modo noi poi incontriamo dal vivo dietro la telecamera il nostro pubblico, e se ci siamo rapportati e ci siamo rappresentati in video in maniera differente, questa cosa poi non funzionerà. Verissimo. Internet, soprattutto al giorno d'oggi, richiede autenticità. Un canale diretto. E alcuni dei commenti migliori che ho ricevuto in questi anni sono stati proprio quelli di chi mi ha detto: ho riscontrato una coerenza assoluta sulla persona che avevo riconosciuto dal video di persona. E questo è un obiettivo fondamentale che io suggerisco caldamente a tutti quelli che stanno ascoltando. Andiamo con quello che è il terzo elemento, che è no alla forma e sì al contenuto. Da un editore... Assolutamente, anche questo è un punto su cui porre molta attenzione. La preparazione ti permette di avere dei contenuti attendibili che le persone vogliono ascoltare. Quando vedo molta preparazione, molta enfasi sulla scatola, sì, spesso, non sempre, ma trovo una scarsità di contenuto. E questo nel medio-lungo termine ti fa emergere in maniera totalmente negativa. Quindi, soprattutto questo, quando è che emerge? Quando si seguono trend che non sono della propria attività. Ovvero, certo, io devo per forza fare video tutti i giorni. Certo. Questo prima o poi avrà un effetto boomerang, se non ho i contenuti. Se ho i contenuti, vai alla grande. Ne ho visti tanti iniziare sentendo l'obbligo, certo, di dover rappresentare qualcosa, curando moltissimo la forma, curando moltissimo alcuni dettagli, ma poi lanciando un messaggio che non ha particolare significato. Nel medio e lungo termine poi perdono il seguito e perdono l'attenzione delle persone. Quindi in forma prioritaria la preparazione, la lettura, leggere libri, incontrare persone, seguire seminari, conferenze, guardare altri talk show di valore. Ecco, questo è fondamentale per poi diventare un professionista in grado di comunicare in modo appropriato attraverso il video. E a questo possiamo anche aggiungere, Giacomo, è il concetto proprio della preparazione prima di mettersi a registrare un video. Vuol dire che non è che, visto che lo smartphone è uno strumento semplice che ci portiamo in tasca, basta semplicemente girarlo, cliccare rec e iniziare a registrare. Certo, questo magari lo puoi fare nel momento in cui hai già raggiunto un determinato livello di allenamento, preparazione, eccetera, eccetera. Ma un piccolo retroscena del talk che stiamo facendo in questo momento, della chiacchierata che stiamo facendo in questo momento, è che prima di accendere la telecamera e schiacciare il rec, in realtà abbiamo parlato per più di un'ora,
in maniera approfondita per confrontarci su quelli che erano i temi, per confrontarci su quella che era la scaletta del video che stiamo registrando e per allineare proprio la comunicazione. È questo che ti porta a fare un video di qualità. Mi immagino tutto il processo di preparazione dietro ogni singolo talk di quelli che realizzate. Assolutamente. Prima c'è uno studio della persona che andremo a incontrare, un primo contatto. Quando entriamo in questo ufficio parliamo, dialoghiamo, ma non ci sono mai delle domande preparate, quanto più un allineamento sui concetti, sui valori, che esatto, possono essere assolutamente differenti. Esatto. Allo stesso tempo richiedono una conoscenza prioritaria, più o meno lunga, non per forza devono essere ore di dialogo, ma ci deve essere un'intesa. Per quanto riguarda l'aspetto dello strumento, ugualmente non è mai casuale, e anche noi, utilizzando tutti gli strumenti a supporto, che possono essere degli smartphone usati in maniera appropriata oppure delle videocamere di altissimo livello con operatori che sono in grado di utilizzarle, è necessario conoscere lo strumento, perché se è possibile fare bene è possibile fare meglio. Certo. E noi cerchiamo sempre di fare meglio. Molto bene. Il quarto elemento che andiamo a vedere insieme, che è stato interessante proprio nella chiacchierata che abbiamo fatto prima, è proprio fai attenzione all'audio e alle luci. Audio, luci, audio primo, luci secondo, per quanto c'è una sottile differenza, sì, perché senza audio non pubblichi il video. Assolutamente. Quando hai un ottimo audio, curando le luci, perché anche quelle sono in grado di bruciare un'inquadratura o di renderla estremamente gradevole alla vista, e allora puoi costruire, elaborare un filmato che sia interessante. Oltretutto, con l'andamento al quale che stiamo vivendo oggi, tu dal video, dalla registrazione, estrai l'audio, lo pubblichi su un podcast, lo pubblichi sui social, su Facebook, lo inserisci su YouTube, e questo ovviamente audio video, quindi con una sola registrazione puoi diffondere la tua comunicazione all'interno di tanti canali. Quindi è fondamentale fare molta attenzione all'audio, che non è mai scontato, perché bisogna conoscere bene anche gli strumenti, e in questo io credo che il lavoro che stai facendo è ottimo nel fornire degli strumenti a chi ha capito. Certo. Il valore, non chi ha voglia, chi ha capito, per cui si tratta di, se ho capito come sta funzionando la comunicazione al giorno d'oggi, io utilizzo il video. Che poi, attenzione, può essere anche, se ho un'azienda, non per forza devo essere io in prima persona, ok? Certo. A fare tutti i contenuti. Certo. Posso fare alcuni contenuti io, altre persone all'interno della mia azienda. Assolutamente. È importante conoscere strumenti e metodi del video. Poi dopo si sceglie come fare. E soprattutto, come ci confrontavamo prima, è proprio il concetto del linguaggio comunicativo. Perché a seconda non è tanto lo strumento che fa la differenza, ma è proprio come utilizzi lo strumento. Perché il cinema ce l'ha insegnato per tantissimi anni, la televisione ce l'ha insegnato per tantissimi anni, se è un po' più scontato per chi mastica un po' di formazione aziendale, un po' crescita personale, linguaggio, eccetera, eccetera, sa che c'è una differenza tra quello che è il linguaggio verbale, quello che è il paraverbale, quello che è il non verbale, quindi come comunichiamo coi gesti, col corpo, col tono della voce. Ecco, con le inquadrature, col modo in cui utilizziamo noi gli strumenti, effettivamente noi stiamo utilizzando un determinato linguaggio, che è la prima cosa su cui noi dobbiamo piano piano iniziare a portare l'attenzione, perché un'inquadratura fatta in una determinata maniera trasmette un messaggio, un'inquadratura fatta in un'altra maniera trasmette un messaggio che è completamente opposto. In questo è fondamentale anche capire qual è la finalità del video e in quale settore stai applicando queste informazioni. Certamente una persona che vende lusso, sì, da una persona che vende servizi di consulenza in ambito digital hanno due caratteristiche completamente diverse. Sì. E allora devono capire come devono utilizzare questo strumento, per cui tutte queste informazioni sono basilari. E di conseguenza ci catapultiamo nel quinto elemento, che ne ho accennato qualcosa nel video precedente,
ma è proprio il concetto del setting, dello stage setting, perché anch'esso, come dicevamo prima, anch'esso fa parte del linguaggio. A seconda del setting che noi scegliamo, stiamo trasmettendo un determinato messaggio piuttosto che un altro. Tu hai fatto e avete fatto una scelta di stage setting molto specifica in quella che è, diciamo, la vostra programmazione editoriale principale. Sul talk show oggi operiamo su una sala di registrazione molto strutturata che ci permette di variare le immagini negli schermi, abbiamo 6 schermi 52 pollici che sono, hanno una particolare conformazione che ci permettono di proiettare immagini per dare un messaggio migliore rispetto all'ospite o alla tematica che sto o stiamo trattando. Ma non finisce lì, considera che nella stessa sala di registrazione abbiamo altri due sfondi che ci permettono di variare la tipologia di video. Abbiamo un'altra sala di registrazione di 100 metri quadri dove possiamo registrare qualcosa di più dinamico, in movimento. Abbiamo un tendaggio di oltre 10 metri, un'altra tenda nera che ci permette di avere un altro sfondo, una parete. Quindi abbiamo curato moltissimo questo aspetto proprio perché puoi proiettare delle immagini, puoi focalizzare l'attenzione sul presentatore, sulla persona che sta presentando un contenuto. Il setting è qualcosa che non va dato per scontato. Bisogna anche lì fare una programmazione all'origine, perché nel nostro caso, oltretutto, doveva essere pensato nel medio-lungo termine. Quindi certo, è un grande investimento che abbiamo fatto. Non per questo abbiamo smesso di utilizzare i smartphone per fare un certo tipo di registrazione. Molto bene. Il sesto elemento che dobbiamo andare a verificare insieme è proprio il concetto di cui discutevamo prima, di trova il tuo ancoraggio. Trovare l'ancoraggio, che cosa significa? Significa trovare qualcosa che ti contraddistingue. Riprendendo il concetto iniziale, tu hai una personalità e un carisma. Se ti presenti davanti alla videocamera e cercherai di interpretare un ruolo, questo prima o poi salterà. Se attraverso il tuo carisma trovi le tue caratteristiche distintive e trovi un ancoraggio, anche lo stesso modo chi ascolta il talk show di Scienze Motorie, io do il benvenuto sempre, benvenuti a un'altra grande puntata del talk show di ScienzeMotorie.com, che ha un significato preciso, ha un grado di motivazione, riporta certo a un sito, quindi identifica anche quello e ancora anche quello nella mente di chi ci sta ascoltando. Se mi viene in mente magari presentatori che abbiamo conosciuto nella storia, come abbiamo detto prima, non i millennials ma quelli un po' più attempati come noi. Ti ricordi Mike Buongiorno? Diceva allegria. Allegria ha identificato un Mike Buongiorno, ma potremmo trovarlo in ogni professionista che si presenta. Ma non solo, perché gli ancoraggi, oltre che essere verbali o comunque in termini di gesti, sono anche proprio fisici. Quindi hai citato Mike Buongiorno aveva sempre lo stesso paio d'occhiali con la stessa montatura che avrà cambiato n volte, ma sempre quelli erano. Anche quello, l'abbigliamento può essere uno di questi, può essere, non obbligatoriamente certo deve esserlo, dipende dal progetto che hai, dallo stile che hai, da cosa ti rappresenta al meglio. Quindi anche su quello io dissento a volte su chi è, diciamo, ha un'unica visione che magari è stata oltretutto indotta certo a pensare che no, ti devi vestire così, devi parlare così. No, cerca la tua caratteristica distintiva, perché quella te la porterai addosso per lungo tempo e se non ti rappresenta prima o poi starai scomodo lì dentro. Sii naturale, sii te stesso, focalizzati sul contenuto. I grandi oratori non sono quelli per cui finisci di ascoltarlo e dici bravissimo, molto bravo. I grandi oratori sono quelli che ti motivano a muoverti, quindi ok, è bravo, ma soprattutto ho voglia di ascoltarlo, ho voglia di seguirlo, ho voglia di fare anch'io delle cose in più. E quello si ottiene soltanto quando c'è un'autenticità, c'è una personalità e c'è un carisma. Io tendo ad enfatizzare moltissimo questo, a stimolare questo negli autori, nelle persone che incontro, perché è quello che porteranno, anzi, proprio modificherà anche la loro traiettoria nel medio e lungo termine.
Il settimo punto fondamentale, proprio perché hai un'attività, proprio perché hai capito che per te è importante comunicare in video, è iniziare. Iniziare e partire. Ora, come dicevamo prima, noi siamo stati cresciuti col cinema e con la televisione, per cui in qualche modo nella nostra testa si è ancorato il messaggio del per fare un determinato tipo di lavoro hai bisogno di studi televisivi, hai bisogno di troupe, hai bisogno di regie, eccetera, eccetera, per cui una barriera di ingresso decisamente elevata per poter iniziare a lavorare. Ora, oggi puoi iniziare con una linea editoriale come quella portata avanti da Giacomo, una scelta decisamente importante. Allo stesso modo puoi anche scegliere di iniziare in un'altra maniera, ma la cosa importante, credo Giacomo, sia iniziare proprio. È il primo passo. Come sempre nei grandi progetti, perché una volta che hai strategicamente analizzato i rischi, questa è una parte fondamentale che spesso viene omessa, capito quali sono gli investimenti che dovrai fare, minimi o massimi che siano, poi il primo passo è iniziare. Poi da lì in poi si evolverà. Noi stessi, quando abbiamo iniziato con il talk show, non eravamo in questa sede dove registriamo adesso, avevamo un'altra scenografia, un altro setting, poi si è evoluto col tempo. Quindi l'iniziare fa sì anche che il tuo linguaggio, la tua comunicazione è naturale. A distanza di 4 anni, oltre che vederti anche invecchiato, quello è un processo normale, è cambiato anche il tuo modo di comunicare. Questo succede per me, succede per tutti, succede per tutte le persone che fanno questa scelta, ma il primo passo è sempre fondamentale. Poi il percorso si fa camminando, come dice un amico, oggi un autore, Robert Johnson, che è una delle sue frasi, e sono totalmente d'accordo. È necessario impegnarsi al massimo, ma assolutamente fare il primo passo. Giacomo, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e io per la tua testimonianza, perché ritengo che il lavoro portato avanti da Giacomo nel corso di questi anni sia un lavoro assolutamente da prendere come riferimento e ispirazione, e potenzialmente per poter trovare quella che è la propria strada in termini di comunicazione in video. Grazie a te. Ciao. Siamo arrivati praticamente alla fine di questo video molto particolare, e mi farebbe piacere proprio nei commenti se tu mi scrivessi proprio la tua opinione, perché è un video un po' differente da quelli che abbiamo pubblicato su questo canale. La cosa importante che emerge proprio anche dal confronto con Giacomo è proprio l'ultimo aspetto che abbiamo evidenziato insieme, il concetto di iniziare. Oggi è a disposizione uno strumento che hai sempre in tasca tutto il giorno. Tiralo fuori dalla tasca, segui i nostri video, cerca di capire come funziona e inizia a pubblicare i tuoi video. Con questo è tutto, se il video ti è piaciuto mi raccomando metti un like e iscriviti al canale, e noi ci rivediamo la settimana prossima. Salute!